aumento della spesa sociale e attenzione per la produzione. Sono stati due aspetti che hanno caratterizzato il mandato della Giunta di Montemurlo per l'anno che si sta per concludere. Alcune statistiche ci dicono che a Montemurlo negli ultimi 9 anni ad oggi ci lavorano oltre 1.000 persone, è un territorio che da 19.000 diventa 45-50.000 al giorno, ci sono aziende importanti anche come fatturato e competono con il resto del mondo e quindi cosa voglio dire? Sono soddisfatto. Intanto, insieme alla Regione, l'amministrazione sta pensando anche di realizzare un percorso per inserire in azienda i ragazzi che abbandonano gli studi, attraverso anche un'attività di formazione. Nel bilancio comunale la spesa maggiore è stata sostenuta dal sociale, 1.300.000 euro rispetto ai 900.000 del 2017. In particolare quest'anno abbiamo avuto diversi casi di minori con le madri che abbiamo collocato in strutture protette perché o vittime di violenza oppure perché sfrattati e quindi in situazioni di necessità abitativa. Mentre per ambiente e lavori pubblici sono oltre 2 milioni i contributi arrivati nelle casse del Comune. A questi vanno aggiunti quelli per il PIU. Numeri da record per la Sala Banti. Dobbiamo, ha annunciato l'assessore Giuseppe Forastiero, pensare a una nuova struttura, una sorta di fabbricone montemurlese che potrebbe nascere all'interno della Fabbrica Rossa. Sul fronte scuola l'amministrazione ha lavorato sull'abbandono scolastico e sul fenomeno del bullismo. Nel 2018 è stato approvato anche il piano operativo. Sono in corso le osservazioni, fondato sull'utilizzo di spazi esistenti e la perequazione fra attività industriale e commerciale.